Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Snahawk ed eccoci su Tear of Time, Lost Memory. Non so, davvero non so perché questo titolo è nella mia libreria. Davvero non ricordo quando l'ho comprato, perché l'ho comprato, ma dato che volevo vivere emozioni abbastanza trash nell'ultimo episodio di Try and Love, ma quest'ultime non sono state appagate al 100%, ho deciso di provare un altro titolo. Lo so. Mi dispiace per voi spettatori, però forse è un gioco davvero bello. Magari no. Però forse sì. Ho sistemato le impostazioni, state vedendo la grafica massima e non so che dire per quanto riguarda invece la qualità. Io pensavo ci fosse qualche problema, infatti credevo di essere in qualità low. Invece sono in massima, ragazzi. Questo titolo è di un anno fa. Diciamo due, visto che ormai siamo a inizio inoltrato di questo 2024, però questa è middle, questa è low. Guardate le ombre. Gioco a Minecraft praticamente, invece tutto il resto più o meno rimane decente. Hanno semplicemente messo dell'anti-aliasing un po' quelli. Vediamo, ho criticato sin troppo. Sarò felice se questo titolo mi fa rimangiare tutto. Where am I? C'è il doppiaggio. Who am I? Sembra un qualcosa di simile a quel videogioco che abbiamo fatto dell'assistente della camera mortuaria. Passo a mouse e tastiera, ragazzi. Ok. Oh, now there is a chance not to stumble in the dark. Capisco, perché? Caspita la batteria! Quanto? Ah, ok, si ricarica. Ci hanno rubato qualcosa? Naturalmente, come vedete, le superfici sono super riflettenti, eppure io non ho riflesso. Mostrati un attimo. Non so che dire. Che sia un titolo horror. Io vi giuro, non capivo come mai questo corridoio fosse in così bassa risoluzione. Invece del vetro. Farò molta attenzione nel camminare, ragazzi, perché mi rendo conto che la telecamera con questa tipologia di giochi può dar fastidio. È russo, vero? Ha un accento russo. C'è qualcosa che non va nella diffusione della luce. È la chiave della macchina. Con che fisica? Sto giocando a Dead or Alive. Possiamo completamente distruggere il modello. Non vorrei snaturare il personaggio, però a quanto pare, se è così personalizzabile, immagino che ci sia la possibilità di rendere ininfluente il suo aspetto. Sembra una EKO, ragazzi. Ok, usciamo. Voglio capire se la bocca rimane così o no, ok, torna normale. Molto meglio. Riesco ancora a inquadrarlo, non riesco a capire. È un qualcosa. Hanno messo una porta per non fare una botola. Fantastico. Questa luce, ragazzi, che vediamo è quella dei lumi di giù. Però, dai, uno specchio funzionante. Non capita spesso. Due docce. Ma caspita, non è presente il bidet.
Quelli che avete visto erano i fulmini. Ok, basta, mi sono concentrato troppo sull'ambiente grafico carente. Abbiamo capito, continuiamo. Cerchiamo di capire se c'è qualcosa che il gioco ci vuole raccontare. Perché, per certo, almeno dal titolo, sembrerebbe un qualcosa che ha a che fare con le memorie di questa protagonista. E, come ci ha mostrato anche ora, lei non ricorda nulla. Non sa neanche dov'è. Chissà se è stato messo come sponsor oppure semplicemente è stato trovato il modello online e fine. E si apriva solo da una parte la porta. Come in tutte le case. Mi sembra giusto. I think we should look around the house first. Find useful items. A sharp knife is a useful thing in everyday life, especially far from civilization. Sì. Ha ragione, dipende. Sono soldi. Perché messi poi in una vetrina, ma rimane solo da vedere il seminterrato? It looks like a service key. Let's keep it. It may come useful. Questo rimbombo della voce è terribile. Non capisco l'esterno. Che cos'è? Riflette troppo, ma forse è la porta di un garage. Rido. C'è una piscina per bambini. L'attrezzatura che abbiamo visto sembra semplicemente per una persona. Ed eccomi. Nel cercare di trovare un qualcosa in casa. Cosa? È la prima persona, ragazzi. Mi sono seduto, semplicemente. Rack, almost clean. Useful to wipe something. Davvero. La cosa che mi mancava era uno strofinaccio. Wonderful. Without electricity it will be difficult for us. Need to find an electrical panel. There perhaps the circuit breaker went off due to a thunderstorm. Beh sì, almeno ora so a cosa serviva la flashlight. È molto buio. Se non altro l'atmosfera è presente. Se non altro questo, ragazzi. Questa è la porta che prima non potevo aprire. Ci sono alcune porte che è possibile aprire solo dall'esterno. Chissà come mai. Comunque, dobbiamo trovare il contatore. Anche perché ho trovato la chiave all'inizio, quindi... Chissà, forse ci sarà un mostro che ci darà la caccia. O probabilmente dovremo vivere dei ricordi passati. Avrebbe senso. Comunque, questa... Con la torcia accesa, ragazzi, la visuale intendo. Dovremmo essere vicini. Non è questo? Sappiamo che è dalle parti della casa. Insomma, ragazzi, il pannello... Ok, sì, è lui. Bellissimo. Nah, no reaction. Obviously the problem is further along the chain. I need to take a right and see. E bellissimo. Fantastico. Si è bloccato. Non posso far più nulla. Ok. Suppongo che sono cose che capitano. Riavvio. E ci rivediamo naturalmente quando avrò sistemato il pannello. Ragazzi, non demordete. Possiamo farcela. Non capisco come mai farci iniziare il gioco così, con le sue evidenti carenze. Forse è una specie di tutorial. Quindi per mostrarci i tasti che dobbiamo utilizzare. Però davvero ho preso uno straccio, ho preso la chiave della macchina, ma non ho preso un ombrello. C'è da dire che tecnicamente, ho paura che il gioco si riblocchi ragazzi, ma qui dovrei poter modificare sia l'orario che il tempo. Non lo farò perché se è stato costruito in questo modo vuol dire che deve creare una determinata atmosfera. Siamo invincibili.
Era da un bel po' che non mi capitava un gioco del genere. Sono morto o... What was it? I remember something. Maybe these miracles are related to the artifact. È la valigetta che era presente a fianco del nostro letto. Non posso selezionare, ragazzi, non posso andare più veloce. Comunque stavo dicendo che purtroppo credo che questo titolo finirà in quelli... Guardate la luce che emette sul nostro volto. In quelli costruiti come un video di eliminazione del canale. Per chi è con me dagli inizi e chi segue i miei video, saprà che ci sono stati un 3 o 4 giochi che sono stati vittima di questa eliminazione. Semplicemente sono video di opere che tendo a non tenere sul canale perché è davvero molto blante. Quindi li viviamo insieme, di solito li finiamo anche, però sono state eliminate. O meglio, i video sono stati resi privati. Chissà, un giorno farò una grande raccolta. Alla fine sono opere davvero simpatiche. E i video, essendo anche brevi, sono molto semplici da guardare. Dov'è sparito? Si è lanciato giù dal ponte? Come ha fatto? E perché io sono tornata qui? Perché ho cambiato i vestiti? Cosa importante? Insomma, avevo selezionato determinate... We have got a car. Somewhere in this house there must be a key No. for it. Si è resettato il titolo, ragazzi. Non ho neanche più gli oggetti. Io No credo che il reaction. tutto sia avvenuto Obviously the problem is further along the chain. We perché ho need to take a deciso di right andare and a see. piedi e non con l'auto. Quindi proviamo con l'auto. Forse cambia qualcosa. Quindi la stessa cosa, un viaggio semplicemente più veloce. Ci vediamo lì. Vediamo se cambia nell'effettivo un qualcosa. Questa corsia non è per due macchine. Sentite i rumori? Oh no. Ok, la fisica è un po' particolare. Attenzione, ci vediamo lì. È bello, la verità, ragazzi, è che mi piace. Se ci fosse stata la possibilità di avere una storia leggermente più convincente, o comunque un qualcosa che legava meglio il giocatore al titolo, l'avrei portato tutto, anche se probabilmente lo porterò a priori. Se arrivassi in retromarcia, posso anche andare a fari spenti. Sì, ha salvato. Quindi a questo punto sarebbe partito col flashback. This is where the wires come in. Gotta find a way to. Come fa lei a sapere tutte queste cose? Non conosce la casa. Io non Closed. The c'entrerei door is mai. solid. I can't open it. I need to find another way. This grill is rusted and barely holds. I think I can rip it off. It's quiet here. So the energy does not reach here. Penso che sia normale che sia But anyway, I should silenzioso be qui. E careful not to touch the wires. non morire So the light on toccandolo. the right is a generator, and it should have started automatically. Sta spiegando Acting tutto, è dimwall. bellissimo. That tank is full. I can try to start it manually. Aha, I understood. It seems that due to the fact that it takes a Sì, long stai time to bruciando il charge, motorino di the avviamento. automatics decides that it was faulty. But we are stubborn. We will repeat again. Perfetto, lo capisco, grazie per queste nozioni, ma nell'effettivo a me giocatore di tutto questo cosa mi interessa? Io gradirei fare un'azione e avere una You would, conseguenza. but there
Non rimanere qui, aspettare a guardare un motore. Sta facendo tutto lì. Poi questo tunnel, ragazzi, esattamente come la strada, ha senso unico. Per una strada ricordiamo che porta semplicemente alla nostra abitazione, non c'è null'altro oltre quella. Quanto tempo posso guidare in un tunnel senza luci? Perfetto, fattibile. Caspita, caspita, caspita. Me la sono cercata. Sto cercando semplicemente di creare un divertimento in primis per me. Per non sbandare, ragazzi, dovrei andare a una velocità inferiore agli 80, perché altrimenti la macchina diventa davvero ingestibile. E lo so che anche nella realtà giustamente sarebbe così, ma sono in un videogioco dove sono qui a non far nulla. Né posso osservare il passaggio circostante, né posso scoprire un qualcosa di storia, sentire una radio. Niente. Manca un'interazione, manca un coinvolgimento. C'è il divertimento, però. Devo controllare anche questa? Non c'è bisogno. A stesso modo. Transformer and it's silent too. There must be a switch for a backup line in the electrical panel. Guardate qui il PNG di una foto. Bellissimo. Bust! We return the electricity. I can go home and wait out the storm calmly. E lo farò, ma per curiosità, perché devo scoprirlo. Cos'è questa barca? Servirà in futuro? Io posso buttarmi. Devo scoprirlo, ragazzi, perdonatemi. Sono immortale comunque all'interno. Sembra che il tunnel sia crollato, quindi devo andare in retromarcia fino alla fine. Se riesco a farlo. Oh no, the way out had already collapsed. There were doors to the shafts in the walls. There must be an exit. Sì, sicuramente ci sarà un'uscita, ma dove? Finalmente un po' di trama. Fermo restando che spero che non sia tutto un sogno. No, 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 no. The only way out is blocked. It looks like we are stuck. Sarebbe bello se tutto questo fosse un suo sentirsi intrappolata nei suoi ricordi, nella sua mente, quindi quel lost memory del titolo. Fireflies underground? No, it's dust. And what illuminates it? Where does the light come from? E ti mangio quello che ho detto, anche se in questo caso ci starebbe sempre la possibilità che tutto questo sia Cosa sta inventando questo titolo? A me sembra un coccodrillo. At first looks like there is only one way out from here that we used to enter, and everything was collapsed there. Besides that, there must be a secret passage. Quindi potrebbe essere il tutto legato a quella pietra che abbiamo ottenuto, che è sparita, a quanto pare. Siamo diventati Lara Croft. Wow. This is Crook's light mill. Very large. Here it is used for the operation of some kind of mechanism. Già, a che serviva lo straccio? Dovremmo pulire lo specchio. And the surface is dirty. It is necessary to clean this from the dirt to intensify the light. Perhaps it will work. Questa luce da dove viene? È un minerale? Che cos'è? Hanno collegato lo straccio che avevamo preso. Wow. It must be lowered. Its control must be somewhere not far away. Beh sì, lo noto. Ma devo finire di pulire il tutto. Vedete queste antiche raffigurazioni?
Io non so neanche come ci si immerge. Dove mi condurrà? La torcia funziona anche in acqua. Non me lo aspettavo, non me lo aspettavo davvero. All'improvviso siamo diventate esploratrici. Ragazzi, non avete idea di quanto è scivoloso. E non il pavimento. Era davvero necessario farmi aprire questa interazione? Io questa non l'avevo neanche vista. Quindi, qui mi dicono. Ah, ok, posso aprire il coccodrillo. Abbassarlo. Fantastico. E da fuori devo pulirlo. Mi viene ancora da ridere, ragazzi, che uno degli strumenti più importanti per ora che abbiamo utilizzato e trovato è uno straccio. Non l'avrei preso. La mia avventura non sarebbe mai iniziata. Dovremmo esserci. Vediamo cosa è cambiato. Si è aperta la bocca. Dietro? Doveva ancora succedere. Se non altro, ammetto che è una gradita sorpresa. Non me lo sarei aspettato, ragazzi. Credevo davvero che il gioco non ingranasse mai. Adoro questo accento leggermente marcato. Sì, ok. Perché non mettere non un'animazione, ma almeno una dissolvenza? Come fai a sapere cosa si prova a vivere mille vite in pochi secondi? Milioni, anzi, di vite. Guardate il viso. Cosa posso dire? È fantastico, tra l'altro lui irradia luce, infatti ha illuminato tutta la stanza. Detto con questa intonazione, con questo viso, sembra che stia delirando. Quale sarebbe? Quanta simbologia! La sua voce modificata, che ci ricorda comunque il suo non appartenere semplicemente a un sesso. Il suo poggiarci una mano per farci riposare. But there is no turning back. We need to find another way to get the other side. Quanto pare l'ho trovata. Davvero, ragazzi, non sto scherzando. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Ne sono felice. Davvero ne sono felice. Non si vede nulla. Mi è successo un'altra singola volta di entrare sott'acqua e trovare qualcosa del genere. Quindi. Quando ci sono delle erbe, vuol dire che c'è luce. E se c'è luce, vuol dire che c'è una via di uscita. Credo che sia questo il discorso fatto dal sviluppatore. E non capisco su cosa ci stiamo attaccando. Sono rocce. Crescenze. Ora diventa Metal Gear.
Guardate il cambio repentino. No! Della luce. Chissà se c'è qualcosa che non va nella fisica. It looks like this is a village of priests who perché prima non è partito? On the left there is a path to the collapsed bridge. We need to find another way to the surface. It must be somewhere here. È bellissimo. Tutto. Stavo dicendo, guardate la luce come cambia esattamente dopo aver passato questo punto che appunto carica un'altra area. Un'antica civiltà. Vorrei che la mia vetrinetta delle cose da collezione che tengo esposte abbia la stessa cura di questa antica civiltà. Vi è un filo di polvere. Zero. Dopo tutti questi anni, suppongo. Comunque, è diventato quindi un Tomb Raider. Ci sono delle panchine. Like an elevator with manual traction. And this large platform is a counterweight. To get up, I need to put enough weight to counterbalance something. Sì, bellissima idea. Dobbiamo solo trovare un peso enorme. Facendo così. If I had a rope, I could fill a jug with water from a well. Ok. Ci vuole la corda. Io ho trovato l'ingranaggio. Manca però ancora altro. E non riesco a trovare la fune. Però a questo punto, ragazzi, immagino che devo controllar meglio nelle zone che appunto ho visitato. Perché il gioco, in una maniera tutta sua, ci lascia qualche indizio sul dove andare. Pensate a questo terrazzo, non è l'unico, ma è uno di quelli che ha per esempio questa paglia a terra. Che credo nella sua ottica sia un modo per indicarci che lì c'è qualcosa, infatti era possibile salire. Invece, il personaggio aveva detto di sentire freddo. I feel cool in this place. I wonder where is it. Devo aver paura? Wow. How many treasures? Despite the fact that the village is completely abandoned, this man clearly did not want to leave these treasures. So he died here with them. Stupido. Molto stupido. Letteralmente si è portato i tesori nella tomba o i tesori sono stati la sua tomba. Oh, I wonder what's for this key. La domanda anch'io. Quindi tutte le case hanno un tesoro del genere? Dovremmo controllare ovunque. Beh. Ecco. Cos'è che mi fa prendere? La porta dall'altro lato. Sono catene queste. Te, tranne te. Oh, with this rope, I can fill the jugs with water from a well. Riesco letteralmente a sentire meglio e molto, molto più forte la voce dei miei pensieri e non quello che succede attorno. Puro caso, ragazzi, davvero puro caso. È tutto così strano. Lo sta tirando, devo aspettare. Secondo voi quante ce ne vorranno per attivare l'ascensore? Visto la facilità con cui li trasporta, direi almeno 5. O forse lì è fortissima per il suo peso molto ridotto. Vediamo. No. Secondo voi l'acqua all'interno è rimasta? Perché secondo me sì.
Vedete, questi movimenti sono totalmente naturali. Dai, si è svuotato. Una nota di merito. È brutto, ragazzi, ok? Non è orribile, però ha evidenti problemi. Guardate anche solo le texture su questo fabbricato che si ripetono. Tanti problemi. È sicuramente fatto da una persona e un'altra, immagino che abbia prestato la voce. Non voglio sperare che non sia la stessa persona che fa entrambe voci. Tra l'altro, poi guardate, bastava prendere questo martello. Invece no, dobbiamo prendere grandi giare e riempirle d'acqua. Ma a mio modo di vedere, però questo è il mio gusto personale, mi rendo conto che è un gusto personale orrido in questo, dato dal mio gusto per determinate cose, preferisco questo, opere come Conway, che sinceramente oltre la storia non hanno nulla. Anzi, sfruttano tecnologie e non sono in grado di utilizzarle adeguatamente. Ci appassionano con una storia che è già scritta, che quindi non è farina degli sviluppatori. In questo caso, un qualcuno si è buttato in questa impresa. Ha creato un'opera discutibile, però almeno non dirmi che si sta svuotando. Si è svuotata. Faccio. Non c'è spazio e se le metto più qui, il gioco ce la sta mettendo tutta per farmi rimangiare tutto. Ma no, è così, ragazzi. Meglio un'opera che sa di essere piccola e che si comporta come tale, che non un qualcuno che cerca di gonfiare un qualcosa che non è in grado di fare e che è piccolo. Trovati tutti, credo. Davvero, questa volta. Sempre se riesco a inserire quel vaso in quel piccolo spazietto senza farlo rotolare giù, dovrebbe essere finita. Ti prego, cadere. Ok. È andata. Ti ho messo la catenetta per non farci cadere. E poi solo d'altezza a spalle, ragazzi, perché giustamente così facendo. Nessuno può più cadere. Ecco, queste sono le piccole ingenuità. Esattamente come possiamo lì vedere il posizionamento dei divisori fra le case, che inutile. Fammi indovinare. Devo pulirlo. Voglio vedere se lo fa. Lo fa. Questi invece come si sono tenuti puliti? Che è successo? Ah, giusto, il cambio di zona. Aspetta. Questa dovrebbe essere l'uscita che abbiamo visto giù. Riapre. Tutto così magico. Vediamo cosa si nasconde qui dietro. With a rope and a hook, I can climb heights. Ehi! E come funziona? Perché non mi dicono come fare? Forse ho trovato qualcosa. Stavo davvero per sconsolarmi, ragazzi. Pensando alla mia vita, a tutto quello che mi è successo, al perché mi trovassi qui. This is a real oasis underground. Obviously not man-made, but the result of long-term collapse. The abundance of flora from the surface could only. Non saprò mai cosa stavi dicendo. Quindi tecnicamente devo solo arrivare lì. Da qui dovrei fare.
Sentite, abbiamo distrutto un qualcosa, sta crollando una grotta. Qualcos'altro che è antico. Invece quello che sento è un rumore di un paio di legnetti che cadono. Immaginate se nell'effettivo questo fosse un qualcosa di antico. I danni che abbiamo fatto, esattamente come Lara Croft. Oh no, no. Scendi, scendi, scendi. Capisco. Il personaggio si è bloccato, ragazzi. Possibilità di andare avanti. Anche se, a quanto pare, dal mondo che vedo, dal sovramondo, la possibilità vi è come. Niente. Non cammina più. Ragazzi, grazie mille per essere stati con me. E grazie per essere qui anche con questo tipo di opere. Non è brutto, ripeto, è figlio di quello che è. Forse ce l'ho fatta. È figlio di quello che è. Un'opera amatoriale, un qualcosa di... Ok, giustamente. Tu avrei dovuto prenderlo. C'è tanto, per chi sa ascoltare, per chi sa vedere, ci vuole naturalmente chi sa ascoltare, non troppo, perché altrimenti si rende conto di questo doppiaggio bellissimo. Però è presente. Anche il doppiaggio, per esempio, per quanto brutto, è presente. È qualcosa di molto bello. Poi guardate l'atmosfera che si crea. Certo, ci sono tanti altri problemi. Cose che non dovrebbero esistere, cose che non dovrebbero essere. Però ci sta. Mi aspettavo di peggio, allo stesso tempo non sapevo cosa aspettarmi. E tuttora non capisco, e davvero non capisco, come mai io ho quest'opera. E ho controllato, ragazzi. L'ho comprata, l'ho pagata, non era gratis. Non so, non ci sono neanche gli achievement, quindi né posso dire a che punto del gioco siamo arrivati. Semplicemente siamo qui. Immagino che dovrò spostarlo, vero? Purification. Guardate quante se ne sono inventate. Mi sembra di giocare in un modo molto, molto, molto offensivo nei confronti di quel titolo. On the Vanishing of Ethan Carter. Dove ci sono questi piccoli puzzle. Certo. Qui manca tutto il resto, manca il mondo di gioco. Però il genere è quello. Si esplora. Si fa qualche puzzle. Bisogna utilizzare un po' di creatività perché nell'effettivo determinate cose sono irrealistiche, esattamente come un punto e clicca, ma ne vale la pena. Ci sono tantissime altre opere che meritano di essere giocate e questo titolo, mi dispiace, ma finirà appunto nelle opere dimenticate, nei video eliminati dal canale. Chissà, se volete, sono curioso, magari, ma non credo, lo continuo. Alla fine credo che siamo forse a metà gioco, forse è qualcosa in più. Poteva essere rifinito. E sarebbe diventato un qualcosa di davvero carino. La prossima, ragazzi. Grazie mille per essere stati con me. E devo essere sincero, io per un po' lo continuerò. Sono curiosissimo di sapere dove usciremo. E sono altrettanto curioso di sapere se esattamente come Tomb Raider ci sia un boss, un qualcosa alla fine da battere. Lo sapevo, la lattina con l'olio. Sì, ma che cosa servirebbe portare tutto qui? Okay. Abbiamo scoperto il tutto. Peso. Tutto funziona a peso. Hanno utilizzato una fisica incredibile in quest'opera. Guardate la velocità. Questa velocità spengo le torce.